continua presenza per Cristo nostro Signore. Amen. È stato presentato questa mattina a Tavernelle di Colli al Metauro il nuovo pulmino per disabili. L'iniziativa, nata da un sogno di Ivan Cottini con il supporto dell'Associazione Culturale GEA, per agevolare tutti coloro affetti da diverse disabilità, tra cui malattie degenerative come la sclerosi multipla, l'opportunità di sentirsi autonomi garantendo un servizio su tutto il territorio comunale. È un problema che era nato all'interno di casa mia ogni volta, perché comunque ogni 15-20 giorni io devo essere portato lontano da casa per delle cure, delle terapie, ed è sempre molto faticoso portare via una macchina dalla mattina alla sera, e per la mia famiglia era veramente dura e massacrante. E allora mi sono detto: perché non sfruttare quello che avevo sempre fatto fino allora, cioè la mia immagine, mettermi io in prima linea e raccogliere fondi per realizzare questo mio progetto e per alleviare un po' quel sudore che la mia famiglia e tante altre famiglie che vivono la mia stessa problematica ogni settimana, ogni mese sono costrette a tirare fuori. La realizzazione del progetto è stata possibile grazie all'aiuto dei tanti volontari e il sostegno da parte di enti e associazioni che hanno contribuito all'acquisto del mezzo. Noi come GEA siamo molto orgogliosi di questo, e soprattutto diciamo che grazie a tutte le persone che hanno contribuito nel corso di 4 anni, vedendoci in giro in vari mercatini, incontrandoci, chiedendoci le cose, soprattutto anche sostenendoci sotto tutti i punti di vista, e il loro sforzo non è andato vano e la realizzazione di questo mezzo ne è la risposta. Per l'occasione il comune di Colli al Metauro ha messo a disposizione all'interno del centro delle associazioni anche una sede per l'omonima associazione, garantendo alla cittadinanza un punto di accoglienza per informazioni, consulenza e confronto su diverse problematiche. Evviva! Sarà una sede che offrirà consulenza, informazioni, sensibilizzerà verso queste tematiche l'attenzione di tutti i cittadini, dell'associazionismo diffuso, delle associazioni e delle istituzioni. Oltretutto fornirà anche un servizio diretto tramite questo pulmino per agevolare lo spostamento di chi appunto vive situazioni di difficoltà motorie. La cosa interessante è che la sede è qui a Colli al Metauro, a Tavernelle di Colli al Metauro, e l'associazione nasce qui a Colli al Metauro. Però sarà servito un territorio molto più ampio, un po' tutta la vallata del Metauro fino all'entroterra, quindi Colli al Metauro diventa il centro di attenzione e di sensibilizzazione e anche di servizi per queste tematiche, ripeto, molto serie e purtroppo sempre più presenti sul territorio, quindi indubbiamente un fiore all'occhiello.